E allora e tu poi alla fine mi ci sono trovata dentro, ecco, ma io sapevo dove fare regia. Ecco, l'abbiamo detto, tu sei un'artista da sempre, e a questo punto come vive un artista la quarantena e soprattutto la post quarantena? Perché io, che ho avuto il piacere di dialogare in questi giorni con tanti miei amici artisti, alcuni sono pieni di energia, altri si sono nevrotizzati alle stelle, e quelli pieni di energia a volte invece sono diventati poi nevrotici in questo periodo, e viceversa, quelli che si erano svuotati completamente adesso tornano a respirare. Ecco, tu che tipo sei in questo senso? Allora, io penso che l'artista in genere è quello che soffre meno in questi casi, o comunque che è più abituato, se soffre è più abituato degli altri a soffrire, perché poi sai, dalla sofferenza arriva l'ispirazione. Ma io sono stata le prime due settimane bloccata, un po' come un topino, quelli che rischiano la morte e fingono la morte apparente per 24 ore, no? Quando sono attaccati da qualche predatore. Quindi mi sono sentita un attimo attaccata e sono rimasta ferma per 10 giorni a cercare di capire che stava succedendo. Dopodiché mi hanno chiamato per fare un film in smart working, una specie di esperimento filmico, però per a fini benefici, perché per la protezione civile. Quindi tutti gli incassi o comunque tutti i proventi andranno alla protezione civile. È stato un film fatto con i telefonini da casa, con la regia in remoto, per cui dal computer ci facevano la regia e il telefonino lo usavamo un po' come macchina da presa. Ci sono pure la cucinotta come attori, Jane Alexander, tantissimi, Nicolas Vaporidis, Remo Girone, guarda, una lista infinita di attori, siamo tantissimi. Quindi vi siete sperimentati e ritrovati. Vi siete sperimentati e ritrovati dentro questa nuova dimensione. Esatto. E un film smart working è a chilometro zero, dico sempre, no? Perché ognuno stava a casa propria. Certo. È stato carino, una bella esperienza. Dopodiché, siccome avevamo sperimentato anche questo, ci siamo resi conto che il governo si era dimenticato di noi artisti, che eravamo abbastanza invisibili, perché di tutti i sussidi che sono arrivati solo lo 0,7% è andato agli attori, e per cui ci siamo un attimo guardati intorno e abbiamo deciso insieme a tanti altri colleghi cercare di costruire un registro, certo, di fare una sorta di albo professionale, no? Come accade, sì, per altre categorie. Non si può fare per la categoria degli attori, perché per fare l'albo serve una cassa dedicata, certo. E serve una laurea. È un percorso diverso, ovviamente. È un percorso diverso, quindi non si può fare. Però il registro, senz'altro, sì. Per cui ora abbiamo raccolto tantissime adesioni, siamo arrivati oltre 1400 con bellissimi nomi, Laura Morante, Eddie Angelillo, Haber, insomma tantissimi. E questa è una cosa molto interessante, se non altro per scuotere un pochettino chi dall'altra parte ci governa a prendere, sì, in considerazione quanto sia fondamentale rispettare una, certo, categoria come quella dell'arte in generale. Certo, mi sono resi conto che non avevano appunto lo strumento per capire come trovarci. A questo proposito, Karin, sì, noi siamo soliti chiudere le nostre interviste con una frase del giorno da completare empaticamente. Anche a te il compito di completare la seguente frase: oltre me vedo puntini puntini. Un mare di cioccolata fondente. Oh, questa è una novità. Guarda, mi trovi d'accordo. Mi trovi per questa cosa. Meravigliosa. Solo la cioccolata. Sto cercando di dimagrire. Allora, cari, grazie per essere stata con noi, ospite. Grazie, scusatemi se per i primi 2 minuti ho latitato. Assolutamente. Ritorneremo con te, ti strappo una promessa, ritorneremo anche per ampliare il discorso del registro. Ah, pensavo della cioccolata. La cioccolata la invitiamo in studio. Sono molto disponibile. Sono molto disponibile. Bene, fatemi avere il podcast che poi lo riposto su tutti i social. Con piacere, fra 2 ore sarà a tua disposizione. Grazie a Karin Guaglia di essere stata qui con noi a Terza Pagina. Grazie. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao.